Per chiedere la pace in Ucraina e dire no alla guerra, tante le manifestazioni in Toscana con piazze gremite in tutte le province. Spettacolari le immagini di Piazza della Signoria a Firenze ieri. Tante le bandiere della pace insieme a quella dell'Ucraina e anche della Georgia. In piazza rappresentanti della comunità lituana, sindacati e istituzioni a partire dal sindaco Nardella. A Pontassieve erano in più di 2.000 le persone che ieri hanno aderito alla marcia per la pace organizzata dalle associazioni della Val di Sieve, sostenuta dai comuni dell'Unione dei Comuni Val di Sieve e Val d'Arno, molte le famiglie in un lungo corteo colorato che ha attraversato Pontassieve e San Francesco di Pelago. Cittadini, partiti di tutti gli schieramenti, associazioni e istituzioni insieme. Oltre ai comuni dell'Unione dei Comuni, rappresentati dai sindaci e dai gonfaloni, la paura, la perdita dei propri genitori, la perdita dei propri amici, la fame, la distruzione. Non è giusto, e allora noi dobbiamo gridare da queste piazze: pace, 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 ancora pace. Presenti anche quelli di Fiesole, Rignano sull'Arno e Monte Mignaio e il presidente di ANCI Toscana Matteo Biffoni, che dal palco su cui è intervenuto in chiusura ha ricordato che i sindaci toscani sono ancora una volta pronti a fare la loro parte. Ancora una volta, come abbiamo fatto con la tragedia dell'Afghanistan, i sindaci italiani, i sindaci toscani in prima linea sono pronti a fare la loro parte per prendersi cura delle persone che scapperanno alla guerra. Ci troverete ancora una volta a disposizione.